Devo ringraziare già il presidente, in primis il presidente di Sacco per questa grande opportunità che ci ha dato, l'ingegnere Berlingardi e l'ingegnere Reina per tutto il supporto che ci ha messo a disposizione, insieme anche al suo staff, i due collaboratori in fondo che non mi ricordo il nome, Marzia Taiocchi, la mia collaboratrice che ha coordinato tutte le varie attività e i rapporti con la SACBO, il Jeff Studio che ha curato le immagini, ma poi anche voglio dire noi di Aido, in primis il Cavalier Pozzi che ha nel periodo delle zone rosse, arancio, gialle ha sgrossato tutta la quantità enorme di foto che avevamo nei nostri archivi, Monica ed io che l'abbiamo un attimino affinato e poi un grazie anche al nostro curatore Guido Ghilardi che ha dato il tocco finale. Quindi davvero è uno sforzo di insieme e spero che sia bello, a me piace tantissimo. Infine un ringraziamento anche al Papa Giovanni XXIII, qui rappresentato dal dottor Franco Ferri, che è coordinatore al prelievo e trapianti, il nostro amico che ha sempre collaborato assiduamente con noi. L'ospedale Papa Giovanni XXIII ospiterà nell'Hospital Street questa mostra nel periodo del settembre-ottobre, quindi qui rimane un paio di mesi, due mesi sarà là e poi toccherà la provincia. E qui devo ringraziare il Forelli perché di là per il sostegno che ha dato a questa iniziativa, anche economico, ma perché poi ospiteranno nel Palazzo della Provincia, nell'atrio sotto, questa mostra nei mesi finali di questo anno, del 50°.